Storia. I giorni della settimana. Per voi bambini della prima C. I giorni della settimana. Buongiorno bambini, oggi impareremo i giorni della settimana. Ricordo ancora le vostre mille domande. Luca. Giorni della settimana? Perché E Matilde. si chiamano così? Mercoledì 4 marzo 2020, mentre stavamo studiando i giorni della settimana, sui social si diffondeva la notizia che stavano per chiudere la scuola. Oggi ricominciamo a studiare storia proprio da dove eravamo rimasti. Ma prima voglio leggervi una filastrocca scritta da Roberto Piumini, con la speranza che possa dare fiducia a tutti noi. Le parole sono doni, sono semi da mandare, perché sono semi buoni a chi noi vogliamo amare. Io, tu e tutta la gente, con prudenza e attenzione, batteremo certamente l'antipatico birbone e magari, quando avremo superato questa prova, tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova. Roberto Piumini. I giorni della settimana. I giorni della settimana sono sette e sono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Bambini, il nome ai giorni della settimana fu dato da un popolo vissuto tanto tempo fa, i Babilonesi. Gli astrologi del tempo pensavano che i corpi celesti governassero a turno le prime ore della giornata. E fu così che i sapienti del tempo decisero di dare il nome del sole e dei pianeti ai giorni della settimana. Lunedì fu dedicato alla luna. Martedì a Marte, mercoledì a Mercurio, giovedì a Giove, venerdì a Venere, sabato a Saturno, domenica la giornata dedicata al Sole. Quindi sono stati i babilonesi a dare un nome ai giorni della settimana. Sì, Aurora. Bambini, ad essere precisi, vi devo dire che con il diffondersi della religione cristiana le cose cambiarono. I cristiani attribuirono un nuovo significato al giorno sabato e domenica. Sabato divenne il giorno del riposo e la domenica divenne il giorno della preghiera. Sono solo sette. Sino a quel momento si conoscevano solo quei pianeti. Bambini, ripetiamo insieme a Jaime la filastrocca. La settimana di Pinocchio. La settimana
mamma di Pinocchio. Lunedì il falegname Geppetto ebbe in regalo un tronco perfetto. Martedì con la sega e il martello creò un burattino davvero bello. Mercoledì lui cominciò a parlare e tanti guai a combinare. Giovedì, strizzando un occhio, il babbo disse: lo chiamerò Pinocchio. Venerdì, un grillo parlante lo ammonì: non essere un birbante. Ma sabato, una fatina lo accolse nella sua casina. Domenica, lo spero, diventerai un bambino vero. Bambini.